Uno degli aspetti, come dicevamo, che può essere anticipato è quello della sicurezza, che deve essere introdotta quanto prima per evitare che tutto il nostro lavoro si basi su assunti errati, difficilmente poi smantellabili. L'applicazione deve seguire gli standard di sicurezza fin dal principio. Oggi una delle frasi più comuni nel panorama della sicurezza è Secure by Design, e dovrebbe essere proprio la parola design, che funge da indicatore del fatto che questo aspetto va preso in considerazione nella fase progettuale, non nella fase esecutiva del nostro progetto. La sicurezza non può essere un modulo che boh, forse andremo a sviluppare, un plugin che magari accenderemo a un certo punto. Deve essere un tassello base su cui basiamo il nostro sviluppo. Okay, so the next guest is from Spark Fabric. So welcome to the stage, Daniele Monti. Ciao Ciao a tutti. Daniele. Ciao. Ciao. Beh, qui è un po' giocare in casa. Non so se continuare in inglese o switchare in italiano. Il tuo talk sarà in italiano, però mi pare di capire. Esatto. Quindi possiamo anche parlare in italiano. Non voglio rubarti altro tempo, visto che siamo perfettamente in orario adesso, ti lascio spazio per parlare. Grazie mille. Just a quick announcement for the English talking listeners at the moment. So the next talk will be in Italian and we will be switching to that language from now on. Thank you. Allora, buongiorno a tutti. Oggi vi presento un viaggio che parte da alcuni concetti base del Mindset DevOps per arrivare al self-provisioning di servizi e infrastrutture cloud, passando da alcuni principi del platform engineering. Mi presento, sono Daniele Monti, lavoro come platform engineer in Spark Fabric e qui potete trovare alcuni dei miei link ai social. Iniziamo parlando dei principi che hanno portato all'esigenza di una platform per lo sviluppo di software in chiave moderna. La cultura DevOps è l'attuale set di principi su cui si basa life cycle di sviluppo di software moderno, affidabile, che garantisca un buon livello qualitativo. E lo scopo è abbattere le barriere tra lo sviluppo del software e il mondo delle operation per creare un feedback loop rapido che sia in grado di intraprendere le eventuali azioni correttive o migliorative in modo efficiente e tempestivo. Con il termine shift left indichiamo un approccio che consiste nello spostare l'inizio delle operazioni dei test nelle fasi iniziali del nostro sviluppo. Inizialmente questo termine era stato coniato proprio targettizzando la sfera dei test, ma con il passare del tempo si è capito che questo approccio risulta vincente per tutto quel set di task che afferisce alla qualità del nostro prodotto, come ad esempio la sicurezza e il deployment. Come detto, la strategia è quella di spostare l'inizio delle operazioni e non semplicemente spostarle. Quindi l'idea è quella di distribuire i nostri task lungo tutto il nostro percorso evolutivo, facendoli iniziare nel momento in cui questi diano il maggior valore possibile. Questo permette una riduzione dei rischi, anticipando la presa in carico di determinati problemi ben prima delle fasi di release o, quando saremo vicini alla deadline di consegna. I rilasci li potremo fare in maniera più semplice, più veloce e soprattutto con una maggior tranquillità, dato che avremo preso in considerazione, preso confidenza con tutti quegli aspetti potenzialmente critici della release che dovremo andare a fare. Quindi orientarsi a un paradigma che preveda una maggior prevenzione dei problemi, piuttosto che una risoluzione in corsa o peggio ancora in produzione, offre sicuramente benefici in termini di semplicità, di costi, ma da non sottovalutare anche in termini di stress che poi grava sul team che si dovrà occupare della release. Quindi anticipare determinati task, come ad esempio i veri e propri test, fa emergere anche i punti di criticità della nostra applicazione. Questo ci permette di prendere maggior confidenza, essere più sicuri e offrire stime molto più verosimili delle risorse, dell'effort che va dedicato per eventuali fix o evolutive successive. Uno degli aspetti, come dicevamo, che può essere anticipato è quello della sicurezza, che deve essere introdotta quanto prima per evitare che tutto il nostro lavoro si basi su assunti errati, difficilmente poi smantellabili. L'applicazione deve seguire gli standard di sicurezza fin dal principio. Oggi una delle frasi più comuni nel panorama della sicurezza è Secure by Design.
E dovrebbe essere proprio la parola design, che funge da indicatore del fatto che questo aspetto va preso in considerazione nella fase progettuale, non nella fase esecutiva del nostro progetto. La sicurezza non può essere un modulo che boh, forse andremo a sviluppare, un plugin che magari accenderemo a un certo punto. Deve essere un tassello base su cui basiamo il nostro sviluppo. Quindi, se si vuole seguire un modello cloud native sicuro ed affidabile, è il caso di prendere in considerazione questo aspetto fin da subito per evitare di dover smantellare pezzi del nostro prodotto che sono anche estremamente difficili da smantellare e lasciare invece solo dei piccoli fix correttivi per le fasi finali dell'evoluzione. E parlando di sicurezza, i supply chain attacks oggi sono il tema caldo di questo panorama. Identificare ciò che il nostro software non può o non deve per policy includere nelle fasi iniziali, perché è ritenuto vulnerabile, fragile, poco affidabile, potenzialmente pericoloso, è un'aberrazione che va introdotta fin da subito in modo da, nella nostra catena, cioè va introdotto fin da subito in modo da eliminare dalla nostra catena delle dipendenze tutto quello che potrebbe essere un potenziale rischio, anche perché gli ambienti di development, di pre-produzione, di staging sono un ottimo punto di partenza per poi fare escalation in ambienti ben più pericolosi, come la produzione, nei quali avremo anche degli impatti verso i nostri clienti finali. Inoltre, in termini di integrity, per rilasciare un'etichetta qualitativa ai nostri artefatti, sarebbe bene anche introdurre proprio nelle fasi iniziali dei sistemi automatizzati per la creazione della software building of materials o per eseguire static code analysis e allegare questi report firmati digitalmente, quindi in maniera che offrano integrity a tutto questo, al nostro artefatto, in modo tale che i sistemi a valle possano prendere delle decisioni se deployare o meno l'artefatto o includerlo come dipendenza in software successivi che ne dipendono da questo. Come dimostra questo grafico, presentato in un report del National Institute of Standards and Technology, viene messo in correlazione quello che è il momento in cui un bug, un problema viene rilevato e quanto è il costo per andare a sanare questo problema. Quindi è evidente, molto semplicemente da questo grafico, quanto Shift Left abbia da offrire in termini di costi, ma chiaramente, come abbiamo visto, non solo in termini di costi economici. Una piccola parentesi su quello che è Shift Right, che non è l'opposto di Shift Left, bensì è un suo complemento. Da un lato Shift Left ci chiede di anticipare determinati task, dall'altro Shift Right ci chiede di porre attenzione a non anticipare ciò che non ha nessun valore nell'essere anticipato. Ci sono dei task che è necessario intraprendere ed eseguire negli ambienti di produzione o negli ambienti successivi, dove i dati sono quelli reali, quelli di produzione. Volendo esemplificare, il carico computazionale dovuto al traffico che si ha in produzione è difficilmente stimabile negli ambienti prima di quello dove avverrà appunto il consumo reale della nostra applicazione. Questo ovviamente non vuol dire non fare test di carico negli ambienti precedenti, ma questi test di carico daranno come output una taratura iniziale del nostro sistema che poi iterativamente nelle fasi di lancio della nostra applicazione andremo a tarare per affinare tutti questi parametri e avere il miglior risultato possibile. Esiste tra l'altro una disciplina che fonda i suoi principi proprio nel testare tutto in produzione, chiamata chaos engineering, che ci permette di aumentare la resilienza del nostro sistema. Quindi, per ricapitolare, lo shift left è la pratica di distribuzione dei task, tutti quelli che afferiscono alla qualità del nostro progetto e prodotto, lungo la strada di sviluppo del nostro software. Oggi non si considera più shift left targetizzato alla sfera dei test, ma anche ad altri aspetti, come ad esempio la sicurezza, che deve essere, come abbiamo detto, un pillar su cui andare a costruire la nostra applicazione. L'automatismo, dal mindset DevOps, è ovviamente qualcosa di obbligatorio, non opzionale. Più prevenzione dei problemi e meno fix hanno un grosso impatto in termini di costi e lo shift right non è l'antitesi, bensì il complemento di shift left. You build it, you run it è una frase che è stata pronunciata da Werner Vogels, CTO e vicepresidente di AWS, che distilla un po' quello che è il concetto del cloud native model. Come Vogels afferma, il team deve avere l'ownership di tutto il processo. In questo approccio ha migliorato la qualità sia dal punto di vista tecnologico che da quella percepita dal cliente, quindi sia la parte di sviluppo che la parte di deployment. Il modello di spostare il problema al passaggio successivo, scaricare la responsabilità all'anello della catena successiva che si occuperà di risolvere i problemi già emersi,
creano intanto silos di competenze che sono poco vincenti come strategia. E soprattutto questo modello risulta poco efficiente, mentre appunto aumentare le responsabilità del team è quello che è il modello vincente che porta i migliori risultati. Quindi vediamo ora dei tool che facilitano i team di sviluppo nel processo del self-provisioning dell'infrastruttura. Chiaramente Infrastructure as Code è uno dei modelli che ormai è quello più diffuso e stabilizzato, perché il codice è semplice da leggere, da manutenere, da distribuire, è consistente ad ogni applicazione. Quindi ci evita di dimenticare tutte quelle configurazioni effettuate secondo il modello ClickOps. Il codice è riutilizzabile, soprattutto utilizzando dei moduli, e questo comporta anche di essere cost efficient riutilizzando il codice in più progetti. Un codice ben scritto è anche un codice ben documentato, quindi potremo evitare di creare pomposi portali di documentazione, basterà leggere il codice per capire qual è il suo scopo. E ovviamente tutti i benefici che abbiamo dal versionamento, quindi vedere tutta la storia evolutiva della nostra infrastruttura. E proprio perché Infrastructure as Code è il modello più diffuso, anche i maggiori cloud vendor hanno sviluppato il loro prodotto, diciamo, dedicato, più o meno flessibile. Ma sicuramente oggi il tool che gode della più ampia diffusione è Terraform, con un 33% del market share, secondo un report di JetBrains proprio di quest'anno. Questo grazie proprio al supporto che ha per provider, che offrono l'accesso a risorse e prodotti specifici di un vendor e che quindi poi tramite anche l'utilizzo di moduli permette un buon riuso del codice scritto. Inoltre Terraform, proprio mediante l'utilizzo di provider, permette anche di gestire pezzi di infrastruttura che non sono proprio dei cloud vendor, come ad esempio risorse Kubernetes. Vorrei fare anche una piccola precisazione. Ovunque parlerò di Terraform, mi riferisco anche a OpenTofu. La versione è nata dopo il cambio di licenza voluto da HashiCorp. Dato il passaggio dalla licenza Mozilla Public License V2 alla licenza Business Source License, che non può essere considerata una licenza open source a tutto tondo, la community ha deciso di creare questo fork, mantenendo la licenza Mozilla Public License V2, progetto totalmente, come detto, community driven e immediatamente donato alla Linux Foundation. A proposito di OpenTofu e fondazioni, vorrei fare una brevissima digressione proprio su questo aspetto, cioè scegliere software che utilizziamo e che viene incluso nella nostra supply chain, sarebbe bene farlo prediligendo quei progetti che godono dell'ala protettiva di una foundation, che garantisce a questi software una stabilità su tutti gli aspetti, come ad esempio quello della scelta e la consistenza della licenza utilizzata. Permette di fare investimenti, appunto scegliere queste tipologie di progetti permette di fare investimenti molto più sicuri e non solo sul piano economico. Qui ad esempio ho menzionato solo alcune delle foundation emergenti e di spicco del panorama oggi dello sviluppo software. Queste organizzazioni no profit si pongono come obiettivo quello di tutelare i progetti aderenti, imponendo dei requirement, come ad esempio quello dell'ottemperanza alle leggi vigenti, ma allo stesso tempo fornendo anche i servizi necessari e il supporto necessario, come ad esempio quello legale, al fine di soddisfare questi requisiti che vengono richiesti. Inoltre, queste fondazioni danno anche risonanza a dei temi importanti, come ad esempio quello legislativo, che vengono discussi in contesti diversi, che però hanno un impatto sul mondo reale. E a questo proposito vorrei farvi notare l'hashtag FixTheCRA, promosso dalla Linux Foundation Europe. Il CRA, o Cyber Resilience Act, è una normativa europea volta a rendere il software che utilizziamo, software open source, più sicuro. Anche se il principio di fondo è corretto, l'applicazione metterà in serie difficoltà quello che è il mondo dei software open source, perché verranno caricati i singoli maintainer o le fondazioni di costi e oneri da sostenere. FixTheCRA è proprio un'iniziativa promossa dalla Linux Foundation Europe proprio per chiedere all'ente preposto la modifica del testo di legge al fine di rendere e di mantenere il software open source come tale, però aumentandone chiaramente il livello di sicurezza. Tornando proprio sulla sicurezza, sarebbe utile avere sistemi automatizzati di analisi di qualità e sicurezza del nostro software. Ed esistono strumenti come quelli che qui ho elencato, ma sono solo degli esempi, che ci permettono di possiamo utilizzarli per prevenire misconfiguration, evitare di introdurre codice malevolo all'interno dei nostri progetti. E questo è per sottolineare ancora una volta l'importanza della sicurezza che oggi, fortunatamente, sta acquisendo sempre più rilevanza e di come l'industria stia anche creando dei prodotti specifici per quello che per quello che è l'infrastruttura, proprio perché questa ha una superficie d'attacco molto ampia.
Mentre parlando di infrastructure as code, qui vediamo un esempio di come sia semplice gestire i nostri servizi e le nostre risorse dei cloud vendor tramite infrastructure as code. Qui due esempi di creazione di object storage, uno su AWS e uno su GCP. Ed essendo codice, vediamo anche quanto è semplice, introducendo banalmente un for each, quindi un loop, creare una stessa risorsa più volte, chiaramente con nomi differenti, ma quanto questo è semplice in termini di riuso di codice e dinamismo del codice che andiamo a scrivere. Abbiamo discusso molto di ampliare le responsabilità del team di sviluppo, portando sotto il loro dominio anche la parte di deployment e di manutenzione dell'infrastruttura. Ma come ben possiamo capire, tutta questa parte ha un peso cognitivo molto elevato, importante, che non può essere assorbito dal team di sviluppo senza nessun aiuto. Quindi, per l'utilizzo dei servizi cloud, come abbiamo detto, un'organizzazione dovrebbe forgiare quelle che sono le proprie best practice, policies, security model, questo partendo probabilmente dai consigli che ogni vendor dà, creando poi quello che è il prodotto peculiare di un'organizzazione. E sopra queste definizioni organizzative ci dovrebbe essere la nostra platform che viene consumata dai team di sviluppo al fine di ottenere pezzi di infrastruttura o servizi cloud che contengano tutto il corollario che è richiesto. Quindi fondamentalmente i dev team devono poter richiedere alla nostra platform un cloud service battery included. Quindi questa platform, appunto, per riassumere nuovamente, dovrebbe fornire un accesso semplice ad un set complesso di risorse. Possiamo vedere, questa è una visione molto interessante, la platform proprio come una sorta di API che viene consumata dai team di sviluppo per ottenere in cambio un pezzo di infrastruttura o di cloud service proprio con tutto il corollario necessario. Per raggiungere questo scopo, cioè quindi da un lato quello di fornire una platform adeguata alle esigenze che il team richiede, chiaramente i team devono collaborare e i modelli di collaborazione sono stati riassunti in tre punti chiave. Da questo libro di cui vi lascio il link ai punti chiave, appunto, Team Topologies. E le interazioni, appunto, possono essere descritte in tre modalità, cioè la collaborazione diretta, come ad esempio le sessioni di pairing, dove un team racconta l'esigenza e l'altro quindi definisce la soluzione. Oppure, se tutto è già impacchettato, semplicemente il consumo as a service, la soluzione è già presente in platform, questo è il modo con cui va consumato. Oppure quello dell'upskilling, semplicemente un team forma l'altro sui concetti necessari per il raggiungimento dell'obiettivo. Ma tornando all'utilizzo della platform, facciamo un esempio reale. Quindi il team di sviluppo vuole deployare su Kubernetes un microservizio che necessita di un database Postgres e di un object storage. Quindi questi sono i quattro pezzi di cui c'è l'esigenza. Da un lato, appunto, abbiamo, cioè questi invece sono i due pezzi di infrastructure as code che dovremmo andare a deployare. Da un lato il deployment Kubernetes della nostra app, dall'altro abbiamo i servizi cloud necessari gestiti con Terraform. Chiaramente stiamo semplificando, manca tutta la parte di autorizzazione, network, ma l'esempio può essere sufficiente in questo modo. Ma già vedendo questo semplice schema, notiamo che il peso cognitivo del team di sviluppo aumenta, forzando il team. O peggio ancora, per tornare alla logica dei silos, solo dei membri di quel team a capire come funziona Terraform, come integrarlo nelle proprie pipeline di CI/CD per il deployment applicativo. Quindi, appunto, c'è un peso cognitivo troppo elevato in questo modello. Ad aiutarci nella semplificazione, per uniformare le risorse, da utilizzare, interviene proprio Crossplane. Crossplane è un framework per costruire una custom platform facendo affidamento alle sole risorse Kubernetes che vengono definite in file YAML. Quindi, utilizzando questo approccio, è possibile sfruttare direttamente l'API server di Kubernetes, quindi un tool che abbiamo già in casa, che stiamo già utilizzando per il deployment delle nostre applicazioni. Quindi, di fatto, andiamo a snellire quello che è il set di tool che dobbiamo utilizzare per materializzare anche la nostra infrastruttura. Quindi, snelliamo il set di tool. Le competenze e i processi necessari al raggiungimento dell'obiettivo non si estendono anche ad un altro linguaggio e altri processi di pipeline. Quindi l'aspetto che dobbiamo sottolineare di Crossplane è proprio quello che, adottando Kubernetes, che abbiamo già a disposizione per il deployment applicativo, quindi abbiamo anche a disposizione un API server per interagire col nostro cluster, che implementa già delle logiche d'accesso e che è stato progettato per essere esteso. Quindi è proprio questo su cui fa leva Crossplane, estendere l'API server di Kubernetes. E giusto perché abbiamo parlato di autorizzazioni,
Il modello RBAC già presente in Kubernetes può essere riapplicato alle risorse Crossplane. Quindi questa è la soluzione che otteniamo introducendo Crossplane nella nostra equazione. Una collezione di file YAML che descrivono da un lato le risorse Kubernetes e dall'altro sempre le risorse Kubernetes, ma che descrivono la nostra infrastruttura. Quindi abbiamo uniformato il linguaggio, sfruttiamo l'API server che già stiamo utilizzando per il deployment applicativo, non utilizziamo tool esterni come Terraform, la nostra IAC è tutta definita qui. Ma possiamo ritenerci soddisfatti di questo risultato? Ecco, prima di dare risposta a questa domanda facciamo una breve introduzione di quello che è il protagonista. Quindi Crossplane è un progetto allo stadio incubating del CNCF Landscape. E per chiarificare, incubating e graduated sono i due maturity level definiti da CNCF che sono definiti come stabili e in uso da svariate organizzazioni. Crossplane è un abilitatore per i platform team per fornire la famosa platform ai team di sviluppo, esponendo un sistema semplice per il self-provisioning di servizi ed esentando i team di sviluppo di formarsi su codice differente, tool differenti e processi di CI/CD differenti. Come detto, Crossplane estende le funzionalità del cluster, dell'API server, del cluster su cui già andiamo a deployare la nostra applicazione, introducendo anche quella parte di gestione della nostra infrastruttura. Ed è proprio il modello provider che è il concetto cardine di Crossplane. E qui non ci discostiamo da quello che abbiamo già visto essere in uso da Terraform e OpenTofu. Questi ultimi provider pacchettizzano le risorse che gestiscono e il rispettivo controller che può fare il provisioning di tale risorse. Fondamentalmente è un pacchetto che contiene le CRD relative alle risorse che possono essere create e gestite, e l'implementazione software che andrà a consumare l'API del fornitore di servizi. Piccola nota, ogni provider viene in genere corredato di quello che è la provider config, che in genere contiene le credenziali d'accesso appunto all'API del servizio esterno. Le managed resources sono la rappresentazione di Crossplane delle risorse esterne, sono proprio il mapping 1 a 1, risorsa Kubernetes mappata che mappa la risorsa esterna del nostro provider, del nostro vendor. Queste risorse, le managed resource, sono i pezzi base, i mattoncini con cui potremo andare a costruire la nostra infrastruttura. Ed è proprio questo, cioè la nostra infrastruttura può essere costruita da più pezzi, da più mattoncini, da più managed resource. E sono proprio queste composizioni di risorse, che Crossplane definisce composite resources, che definiscono l'API di alto livello che il team di sviluppo dovrà consumare per ottenere appunto i propri cloud services e pezzi di infrastruttura. E facendo sempre riferimento al modello a provider, una piccola precisazione che qualunque API qualunque servizio che esponga un API può essere integrato all'interno di un cluster Kubernetes su cui gira Crossplane e il provider che ne implementa la gestione. Qualunque, stiamo parlando solo di cloud services. Infatti vi lascio qui un link a un fantastico blog post che contiene il link anche all'implementazione di un POC per un provider Crossplane che utilizza le API di domino per gestire gli ordini della pizza. E credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che non ci sia utilizzo migliore del nostro Home Lab se non deployare un ordine della pizza di domino utilizzando Helm il venerdì sera. Comunque, a parte le battute, torniamo un attimo al punto a cui eravamo arrivati. Un bel wall of YAML che per quanto è più semplice da gestire, abbiamo uniformato il linguaggio, tutto passa dall'API server di Kubernetes, ma ancora comporta un peso cognitivo elevato. Le parti in movimento sono molte, le configurazioni da dover settare, conoscere sono svariate, soprattutto non c'è nulla di opinionato che potrebbe essere già fornito dalla platform, non è detto addirittura che il dev team debba sapere o sia una sua competenza dover prendere queste decisioni. Quindi non ci si può affidare a quello che è la platform che dovrebbe esserci. Ecco quindi emergere il famoso concetto di cui abbiamo parlato prima, che è un po' un punto di forza appunto di Crossplane, che sono le composite resources. Esse permettono di aggregare più risorse, i famosi mattoncini, quindi le managed resources, all'interno di un'unica risorsa composta. Le composite resource, come abbiamo detto, sono le API di alto livello da far consumare ai dev team. Sono appunto una risorsa di alto livello
più o meno configurabile, questo lo verrà determinato appunto dalla platform, che sintetizza un po' tutti quei parametri necessari che servono per configurare i servizi esterni del provider a cui ci stiamo affidando. Quindi questo, che è il secondo livello di semplificazione, è il livello a cui dobbiamo tendere, è il livello che Crossplane ci permette di raggiungere ed è quello appunto che possiamo ottenere. Un unico YAML manifest per la parte infrastrutturale, che esponga il giusto livello di configurazione, molto più semplificato, aumentando chiaramente il livello di astrazione. E questo potrebbe essere molto molto vicino al developers nirvana di cui si è parlato questa mattina durante il panel. Facciamo una piccola parentesi dovuta anche alla nomenclatura. Nell'ambito crossplane, i nomi crossplane e composite vengono abbreviati con una X. Questo per evitare di confondere i concetti base di Kubernetes, del dizionario di Kubernetes, quali custom resource definitions e custom resources, con il dialetto crossplane di composite resource definitions, XRD, e composite resources, XR. Qui ho voluto proporre uno schema un po' di tutte le parti in movimento del sistema, evidenziando un po' le ownership, che come vedete sono interessanti da un punto di vista di quello che il dev team dovrà occuparsene. Quindi, guardiamo prima, il platform team si deve occupare di creare e mantenere le composite resource definition, con i set di valori, di configurazioni che sono da richiedere al team di sviluppo, definendo ciò che è obbligatorio, ciò che è opzionale. Tutto il set di valori di default vengono definiti qui. Dall'altro lato abbiamo le composition, che possono essere divise per ogni singolo vendor. Quindi una stessa composite resource definition può istanziare composition diverse sui vari vendor. Quindi questa composition poi è una collezione delle managed resource, torniamo di nuovo ai famosi mattoncini, che viene aggregata all'interno della composition e che verrà creata appunto dalla composition stessa. E a questo livello, quindi nella composition, vengono definiti anche come i valori di input devono essere applicati sulle managed resources. Per chiarificare, per fare un esempio proprio pratico, se volessimo fornire al team di sviluppo la possibilità di definire quello che è il dimensionamento di una macchina virtuale, di una VM, potremmo esporre un valore più astratto e più semplice da gestire e uniforme per qualunque vendor, che potrebbe essere quello small, medium, large. Dopodiché sarà la composition, applicando quelle che in Crossplane si chiamano transformation, applicherà, tra l'altro, una per ogni vendor, quindi verrà applicata lo small e medium large, verrà convertito in quello che è il valore peculiare di quel vendor e opinionato dalla nostra platform di cosa vuol dire small, medium, large come dimensionamento di macchina virtuale per ogni singolo vendor. Quindi anche questo è un ottimo strumento su cui far leva per astrarre ulteriormente quelli che sono i dati da richiedere ai nostri dev team. Inoltre, la composition di default può essere, la composition da usare come default può essere definita nella custom resource definition. Quindi, di nuovo, possiamo fornire un livello opinionato della nostra platform, nel quale se il dev team non ha necessità di richiedere un servizio proprio da un vendor specifico, si potrà basare su quello che è la policy di default che è stata definita. Quindi, a questo punto, fatta questa panoramica su ciò che gestisce il platform team, il dev team praticamente si occupa solo del manifest del deployment dell'applicazione e della composite resource. Ma a questo punto sarà un manifest piccolo con le sole configurazioni necessarie che il team ritiene necessarie per configurare i servizi di cui ha bisogno. Un altro vantaggio che ci portiamo a casa con l'utilizzo di Crossplane è che Crossplane può salvare le configurazioni per le connessioni a servizi esterni all'interno di secret dentro uno specifico namespace. Sempre per esemplificare, se volessimo creare una YAM access key, potremmo andare a salvare l'access key ID e l'access secret key ID all'interno di data di una determinata secret. Questo sicuramente migliora la nostra security posture perché eviteremo di far mandare dal team di operation dati sensibili su canali che non si sa se sono effettivamente sicuri, su Slack, tramite mail, tutto rimarrà all'interno di Kubernetes. Quindi quello che bisognerà comunicare al dev team sarà: troverai una secret nel tal namespace e in questi data ci saranno i dati di cui avrai bisogno. Fatto questo, la nostra applicazione in chiave totalmente cloud native utilizzerà quei data come
variabili d'ambiente iniettate per connettersi al cloud service che è stato creato. L'utilizzo di Crossplane, come abbiamo detto, ci permette di standardizzare il linguaggio utilizzato. Sono tutti file YAML, siano essi quelli del deployment applicativo o del deployment di pezzi di infrastruttura. Il deployment di questi manifest, inoltre, può avvenire nel momento in cui deployiamo la nostra applicazione. Quindi non serve più preallocare pezzi di infrastruttura prima del deployment dell'applicazione. Questo può avere anche un notevole impatto sui costi. I file YAML sono semplici file di testo, intellegibili da un essere umano, ma allo stesso tempo sono anche machine readable, quindi processabili da sistemi automatizzati. E di nuovo abbiamo tutti i vantaggi del versionamento. Anche qui l'evoluzione della nostra infrastruttura può essere tranquillamente ispezionata. Inoltre, dato che stiamo parlando di file YAML, che sono un po' le primitive con cui parliamo con l'API server di Kubernetes, questo processo si integra perfettamente, se utilizziamo Kubernetes, a quanto li abbiamo già in essere. Se siamo avvezzi a un deployment tramite Helm, continueremo a utilizzare Helm, semplicemente integrando nei nostri chart o creando un chart dedicato le risorse di Crossplane. Se siamo più orientati a un deployment tramite un flusso GitOps, continueremo a utilizzare i controller come Argo CD o Flux per deployare, versionando i nostri manifest in un Git repository. Saranno appunto questi controller che faranno il sync verso il nostro API server. Quindi questo processo risulta totalmente inseribile in quello che già abbiamo in essere. Purtroppo non è ovviamente tutto oro ciò che luccica, ci sono anche dei punti di debolezza del sistema. Per quanto il progetto Crossplane, come abbiamo detto, ha un maturity level per quanto riguarda CNCF elevato, purtroppo non possiamo dire la stessa cosa dei provider, che rifacendoci a ciò che Semantic Versioning dice, essendo tutti a major zero, sono ancora in fase di sviluppo. Inoltre hanno avuto anche uno sviluppo un po' travagliato, perché i provider inizialmente sviluppati insieme a Crossplane sono stati rinominati in provider Contrib, perché si è visto l'avvento di un code generator chiamato TerraJet, che partendo dai provider di Terraform generava i provider di Crossplane. Anche questo progetto è stato deprecato ed è stato sostituito da UpJet, che è di nuovo un code generator che parte dai provider Terraform, però è gestito e mantenuto dalla stessa azienda che oggi maggiormente gestisce il codice di Crossplane. Adottando Crossplane, il team di Platform onboarda un altro tool da gestire, da mantenere, appunto da tenere aggiornato, e non solo, anche tutta quella costellazione di oggetti che seguono Crossplane, quindi le composite resource definition e le composition devono essere mantenute aggiornate. La complessità dello strumento è innegabile, è molto elevata, quindi prima di scegliere questo strumento bisognerebbe chiedersi se è la risposta alla nostra domanda e se la copertura della nostra esigenza è ampia. Perché se copre solo una minima parte, probabilmente ci stiamo portando in casa una complessità elevata per risolvere solo una piccola parte del problema. Inoltre, i file YAML sono statici, non godiamo più di tutto quello che è il dinamismo che potevamo avere nel codice che c'è in Terraform e OpenTofu. Dobbiamo far leva su ciò che Crossplane ci mette a disposizione. Oppure, alternativa, creare delle sovrastrutture, quindi andare a utilizzare gli Helm chart per dinamicizzare l'output YAML che avremo. Brevissimamente parliamo delle alternative, esistono delle alternative come ad esempio Pulumi, che permette di definire la propria infrastructure as code in svariati linguaggi e poi utilizzando un SDK viene materializzata la nostra infrastruttura. Esiste Serverless Framework, anche se questo è un prodotto un po' più dedicato alle function, ma comunque in quel regno è sicuramente un tool che favorisce il self-provisioning di servizi cloud. Terraform, ne abbiamo estensivamente parlato, è quello che offre la documentazione più alta, l'introduzione delle nuove feature più velocemente, più mantenuto. E poi ho citato Rancher Terraform Controller, che è stato un tentativo totalmente sperimentale di Rancher, non più mantenuto dal 2021, che però si poneva proprio come obiettivo quello di riutilizzare Terraform sfruttando l'API server di Kubernetes. Quindi qui rivediamo che questa strategia non è poco diffusa, anzi è molto richiesta. Quindi, per riassumere e concludere, offrire delle semplici API opinionate al team di sviluppo per creare infrastrutture e servizi opinionati dalla nostra platform è la strada per implementare un modello cloud native sostenibile e vincente.
I platform engineers devono pacchettizzare quelle che sono le best practice, security model, policy organizzative all'interno della platform in modo da fornire servizi battery included. Crossplane è un tool che ci permette di costruire la nostra custom platform evitando di partire da zero, quindi non reinventando la ruota, e soprattutto sfruttando ciò che già abbiamo, l'API server di Kubernetes, che ad oggi è lo standard de facto per il deployment applicativo. Grazie a tutti e attenzione. Grazie a te, Daniele, della spiegazione su Crossplane. Abbiamo tempo per qualche domanda e inizierò con la prima che abbiamo da parte, che è: qual è secondo te il right balance tale per cui un'organizzazione dovrebbe propendere per l'adozione di Crossplane? Sì, allora, chiaramente non c'è un indicatore univoco per questa decisione, però se si ha una forte adozione di quello che è il mondo, appunto lo strumento Kubernetes e una forte expertise, sicuramente rimanere in quell'ambito giova su tutti i fronti, anche perché magari abbiamo già una buona conoscenza anche dei modelli di autorizzazione come Rebac e via dicendo, e di accesso. Se la quantità di servizi che vengono richiesti dal team di sviluppo è elevata, cambia nel tempo, serve anche una velocità nel fornire questi servizi, quindi non passando da magari lunghi processi di richiesta, modifica al codice Terraform, deploy dalla nuova applicazione, sicuramente questa è una buona opzione. Chiaramente se Crossplane è solo una minima parte della risposta al problema, come detto, il tool è molto complesso e molto articolato, potrebbe creare delle complessità inutili all'interno della nostra platform. Si possono configurare dei permessi di accesso alle risorse di Crossplane? Sì, questo è un po' l'approfondimento di quello che dicevamo prima, quindi appunto il modello Rbac è totalmente valido e questo ci permette anche di magari fornire dei privilegi di creazione ma non di cancellazione, quindi il team può automaticamente fare provisioning per propri pezzi, infrastrutture, di servizi, ma contemporaneamente evitare che per errore questi vengano cancellati, anche se anche questo esiste già esistono già delle opzioni all'interno di Crossplane, delle risorse Crossplane, che in genere permettono di definire la policy, tipo retain policy, in modo da non andare a cancellare poi la risorsa realmente, ma semplicemente toglierla dal reconciliation loop di Crossplane dentro Kubernetes. E prima dicevi che i provider sono in fase di sviluppo. Ogni quanto possono cambiare quindi o introdurre delle breaking changes visto che sono in fase di sviluppo? Questo non lo possiamo in realtà sapere, ci dobbiamo rifare solo al mantenimento di quel codice e ci rifacciamo al fatto che il versioning è una major zero, quindi potenzialmente una breaking change potrebbe avvenire a qualunque rilascio. Detto questo, oggi i provider che sono consigliati come utilizzo sono quelli prodotti con Abjet, che partono da dei provider Terraform che hanno una major non zero. Quindi tendenzialmente il risultato finale comunque è un provider sufficientemente stabile. Quindi sì, i provider, come detto, sono ancora un po' instabili, ma non ho avuto grossissimi problemi se non cambi di default, per esempio, lato cloud vendor, che magari a quel punto bisogna essere tempestivi nel andare ad aggiornare i propri provider per seguire che sono le modifiche dal vendor. Chiarissimo, credo che non ci siano altre domande al momento. Quindi ringrazio Daniele e ci vediamo presto anche con te. Grazie a voi. Ciao a tutti. Mm.